Prima di iniziare il video, devo entrare nell'atmosfera natalizia. Malignati, io turbati, tutti voi che avete già i regali incartati e dei cenoni di Natale programmati, auguri e bentornati. Come video pre-Natale, anche se pre-Natale non vuol dire prima di Natale, avevo in mente una cosa diabolica. Purtroppo non mi è stato possibile realizzarla per problemi di... Come definire tali problemi? Diciamo per problemi di... Jason, se esce il video ti scannano. Quindi ho preferito evitare perché era eccessivamente offensivo. Ora so che inizierete a scrivermi nei commenti lo vogliamo, e forse lo avrete. Comunque, visto che in molti me l'avete chiesto... Sì, sapete già di che parlo? Dai, proprio quello! Lo aspettavate con ansia. Ecco, finalmente il tanto atteso e tanto stramaledetto contest! Hai capito? Allora, come nessuno di voi sa, dato che ne erano a conoscenza soltanto i più stretti collaboratori, noi di Agrigento stiamo lavorando un mixtape. Ci saranno MC da tutta la Sicilia, e non solo. E visto che mi sono rotto il cazzo di cercare collaboratori... We want you. E che cazzo, che onore e che piacere che sarà. Comunque, se volete, qua sotto troverete un link dove è possibile scaricare un pezzo con già la mia strofa e 16 battute pulite pulite libere per voi. Il tema del pezzo è abbastanza chiaro, non serve neanche che ve lo descrivo. Avete tempo fino a giovedì 5 gennaio per mandare il vostro operato a jasoncontest@email.it. Comunque vi lascio qua sotto la mail. I primi tre classificati verranno postati sul mio gruppo di Facebook e dal 7 gennaio fino all'11 sarete voi a votare il vincitore. E giorno 12 avrete un video coglione come questo dove dirò chi ha vinto. E il vincitore di questa guerra tra metriche e flow. Cosa vincerà? Beh, più o meno un cazzo. Verrà inserito nel nostro mixtape e riceverà come compenso anche un bel po' di pubblicità nel mio canale e in un mio video. Nonché l'onore di rappare insieme a me sul mio meraviglioso beat. E sti cazzi? Che palle! Sto beat fa cagare! Tu fai cacare, Jason, hai rovinato il pezzo. Ah, è così? Allora, se ci riesci, remixalo e fai qualcosa di più serio. Certo che me lo remixo, anzi, ti dirò di più, ci faccio proprio un remix contest. Il remix contest di 2 minuti di sclero. La cappella e il pezzo completo la potete scaricare nella descrizione. I BPM sono 85. Avrete tempo fino al 5 gennaio per inviare i vostri remix a kebitmusic@gmail.com. Dopodiché sceglierò i 3 finalisti che andranno alle votazioni su www.facebook.com/kebitofficial e le votazioni si svolgeranno dal 7 gennaio fino all'11 gennaio. Il 12 gennaio uscirà sul canale di Jason il video di premiazione. E anche se credo che ci sarà una gran carenza di partecipanti a questo giro, farò un concorso anche per voi che non fate né beat, non rappate né niente, ma mi seguite soltanto come youtuber. Sì, per tutti voi. Per tutti e tre. È semplice. Fate un video di 2 minuti dove sclerate per qualcosa che riguardi la musica. Sì, ma non per forza hip hop, Jason, non fare il cazzo del monotematico. E mi pare giusto. E lasciatelo come video di risposta. E qui, a differenza, avete tempo fino al giorno 11, dato che non lo devo postare da nessuna parte a niente. E il 12 vedremo chi vincerà. E che cosa si vince? Vi schiaffo nel box dei canali consigliati. E se volete potete avere una mia collabo nel vostro canale di YouTube. O anche una mia collabo. Boh, vedetevela voi, sto terzo contest l'ho fatto tanto per dire che lo faccio. Spero che partecipiate comunque. E vabbè, che dire, buone feste. Ciao! Vendetta vera, non finirò aspettate un momento. Dopo 2 settimane di assenza da YouTube posso essere
così schifoso, maledetto e fango da fare solo un concorso senza niente. Poco fa ho detto che avevo preparato un video e che non potevo farvelo vedere per motivi di Jason. Ma sapete che c'è? Non me ne frega niente. Quello che dovevo fare lo farò. Allora, c'è da fare una premessa prima che tutti cominciate ad attaccare le pippe. Sì, ho copiato spudoratamente Fares. Lui nei suoi video fa, caro Fares, ti scrivo, ti riscrivo ogni fine anno, ti espone le email più stupide o strane che gli mandano. E io, prendendo ispirazione, o se vogliamo copiandolo, farò la stessa cosa, ma sotto forma di classifica. Ebbene, le 10 domande più stupide che avete fatto a Jason. Allora, iniziamo con un numero 10 che non è molto informato sui titoli, diciamo. Che mi scrive: bella Jason, volevo chiederti, che ne pensi di Salmo? Beh, The Island Chainsaw Massacre mi è piaciuto un casino. E che ne pensi dell'ultimo album? Al nono posto abbiamo un individuo la cui convinzione nelle proprie idee lo porterà lontano, ve lo dico io. Mi ha scritto un poema, ma arriviamo alla parte più divertente, chiamiamolo. Jason, da quello che ho capito ti piace l'hip hop parkour. Secondo me è per colpa di gente come Gaemon che sta andando a puttane. Tu che ne pensi? Ma veramente i pezzi di Gaemon mi piacciono tantissimo. E beh sì, è un poeta. Poi quest'altra persona o è piena di soldi e li vuole buttare o non ha ben capito molti concetti del mondo in cui viviamo. Ciao Jason, hai mai prodotto qualcosa? Sì, si chiama 7 giorni, scritto e registrato in 7 giorni. E dove lo compro? Lo trovo in free download. Ah, fa nulla, volevo comprarlo. Ma come? Al settimo posto abbiamo uno youtuber che ha capito tutto del mondo di YouTube. Iscritto: senti, ti va di farci un giro nel mio canale e magari ricambi l'iscrizione? Certo, link! Dopo un piccolo giro mi rendo conto e gli dico: ma il canale è vuoto! E lui mi risponde: sì, lo so, non mi va di fare video finché non ho almeno 500 iscritti. Allora, questo è talmente geniale che non lo so catalogare. C'è proprio un rendezvous di stupidità e quel fare da saputello che è allucinante. E mi dice: che ne pensi di Stock e Buddy? Sono dei grandi. Buddy è anche apparso in un mio video. No, guarda, non mi prendere per il culo. Ho visto la classifica squallida e non ci sono Stock e Buddy. Ma che cazzo? Ecco, arrivando, avvicinandoci al podio, al quinto posto abbiamo una persona che non mi chiede né di musica né di YouTube. Una persona che si interessa ai fatti personali. Di che squadra sei? Non seguo il calcio. Neanch'io. E che cazzo me lo chiedi a fare? E poi una persona che rassomiglia al numero 5, ma diciamo che la fa un po' più grossa. Bella Jason, rispetto, guardo sempre i tuoi video. Menate varie per 3 ore. E poi, perché non fai sample sampled a tema? Già fatto. Vabbè, tanto non lo seguo sample sampled. Eccoci sul podio. Le 3 domande più stupide che mi avete fatto in un anno di vita su YouTube. Al terzo posto abbiamo un esperto di dialettica e di accenti che mi scrive: voi sardi mi fate sballare. Ma io sono siciliano. Oh, e da quant'è che stai in Sardegna? Ora, al secondo posto c'è un individuo che io ero combattuto. Volevo metterlo al primo, ma per meritocrazia purtroppo quello che è al primo l'ha superato. Cioè, sentite, cioè, a voi il commento. Uè, il beat in sottofondo di chi è? Mio. Ah, ok, e chi te l'ha fatto? Al primo posto abbiamo uno Sherlock Holmes. Una forma mal riposta di Capitan Ovvio. Però c'è da fare una premessa.
per quelli che non mi seguono assiduamente da abbastanza tempo per saperlo. Tempo fa feci un vlog con il doppiaggio eccetera eccetera e gli infilai scherzando un tutorial fatto col Text Edit. Il Text Edit, per chi non lo sapesse, è un programma che hai dotazione con ogni Mac per scrivere. Cioè un blocchetto cui scrivi gli appunti e le note. E io, scherzando, ho risposto: io faccio il beat col Text Edit. Mi hanno risposto a non prendermi per il culo e io ho fatto un beat scherzando col Text Edit. Ma come? Scrivevo kick, snare e ho fatto la ripresa del monitor mentre scrivevo queste cose. E dopo gli ho montato i suoni dando un effetto, cioè sembrava realmente che scrivendo snare lo sentivi ciao! Ma ovviamente è una cosa che non esiste. Purtroppo devo dire che molti di voi mi avete chiesto di Text Edit a qua e di là e tutorial non se ne trova, chissà perché. Ma questo vi batte tutti, questo ha capito realmente tutto. Perché mentre ogni volta che dicevo è uno scherzo eccetera tutti se ne uscivano con una risata, lui bando alle ciance. Ho cercato Text Edit e non esiste per Windows. Sapresti consigliarmi un programma simile? Beh, se l'hai cercato avrei anche notato che è un programma per scrivere, quindi non è che ci possono fare le basi. Ah, ma quindi non sai fare le basi col Text Edit? Certo che no! Ah, quindi non l'hai fatta tu la base? Ma allora sei vero rincoglioni! Va bene ragazzi, il video è finito, spero che siate contenti di questo maledetto concorso e che non vi siate offesi per la classifica. Vi devo comunicare con rammarico che mi prendo un altro giovedì di pausa perché è proprio in mezzo alle feste e francamente non starò qui a rompermi i coglioni a fare video. E quindi ci vediamo giorno 5 dove comunicherò qualche risultato, ma soprattutto tornerò a fare i video ogni santo giovedì only for you. Detto questo vi auguro buon Natale, un felice anno nuovo, che tanto sarà l'ultimo. E niente, ubriacatevi alla mia salute e non guidate perché dovete bere. Ciao. Vendetta vera, non finirò in galera, per tu c'è maldati.